Buon pomeriggio, ben arrivati anche ai più piccoli che sono indirettamente veri protagonisti di questa giornata. Noi a Romena parliamo tanto dello stare insieme, delle relazioni e quindi non dovrebbe stupirci il fatto che oggi ci occupiamo della nostra Costituzione. Perché è proprio lo strumento fondante del nostro stare insieme e ci dice tante cose che possono esserci davvero utili nella nostra dimensione quotidiana. Per questo parleremo dei primi 12 articoli e li leggeremo però con un occhio speciale, quell'occhio genuino, spontaneo, creativo che mostrano di avere i bambini. E allora se oggi impareremo qualcosa, lo impareremo da loro. Quindi sarà una lettura assolutamente fuori dagli schemi, che ci viene resa possibile, e questo è l'altro elemento bello di cui vogliamo parlare oggi, ci è stata resa possibile da un'esperienza reale avvenuta in una scuola di Pavia, che abbiamo conosciuto grazie al sistema più normale di comunicazione che esiste a Romena, cioè il passaparola. Abbiamo saputo che c'era questo insegnante che aveva lavorato per un anno con i suoi bambini. Questi bambini insieme a lui avevano prodotto una riscrittura in filastrocca degli articoli della Costituzione. Carlo ci ha mandato il libro che ne è venuto fuori. Abbiamo trovato davvero zampillante di spunti e per questo vorrei subito salutare l'insegnante Carlo Marconi che è arrivato a Romena. Benvenuto. Grazie. Una delle cose che succede sempre, che trovo sempre molto faticosa, è nel toglierci d'impaccio quando conosciamo una persona nuova, non sapere come procedere nel discorso e fare come prima o seconda domanda cosa fai. Qui a Romena, per fortuna, siccome abbiamo tante cose importanti di cui parlare insieme, questa domanda non si fa quasi mai. E allora, solo dopo un po' di tempo, solo per caso, ho scoperto che avevamo, tra le persone che frequentano Romena, addirittura una docente di diritto costituzionale all'Università di Siena e che ha insegnato in altre università anche in giro per il mondo. Insomma, era un'occasione più che ghiotta oggi averla qui per una volta a raccontare quello che fa nella vita con un'ottica speciale, guardando anche a come i bambini hanno lavorato sulla sua materia di studio. La professoressa Tania Groppi. E allora cominciamo il nostro viaggio e lo cominciamo con qualche immagine, con qualche momento che ci apre gli occhi e il cuore alla creatività. Visto volteggiare questi palloncini bianchi, rossi e verdi, questa emozione di leggerezza, e oggi parleremo proprio con leggerezza di cose estremamente importanti. Allora, io ricordo, Carlo, che quando facevo le elementari la materia educazione civica esisteva, solo che l'educazione civica non l'abbiamo fatta mai. E mi chiedo, ma come ti è venuto in mente di proporre ai tuoi ragazzi di quinta elementare di fare un lavoro così profondo sui primi 12 articoli della Costituzione? Sì, prima di rispondere voglio dire solo una cosa, per vincere l'emozione, perché insomma è emozionante star qua in mezzo a tanta autorevolezza, per cui se i miei amici Maria e Tonino avessero potuto essere presenti avrebbero detto anche Pulici tengano a tosse, anche i piccoli tentano di dir qualcosa, e il senso sta un po' in questo, il senso del lavoro sta un po' in questa battuta, in questa frase.
io nel mio lavoro devo sbriciolare e rendere accessibile ai bambini delle cose scritte, dette da adulti. Adesso mi trovo nella situazione di dover dimostrare a degli adulti che i bambini sono capaci di pensieri profondi e di azioni significative, di parole forti. E quindi l'idea come è venuta, la Costituzione è una parola che si sente nominare spesso al telegiornale, in TV, per cui ho indotto un po' questa curiosità, ecco, a volte a scuola lo facciamo, cerchiamo di spingere i bambini a incuriosirsi a qualcosa, ma non ho dovuto spingere più di tanto perché c'era un interesse reale su questo e abbiamo iniziato il nostro percorso di lavoro che ci ha portato poi a questo lavoro di riscrittura. Poi più avanti, entrando nel dettaglio, mi piacerà raccontare come è venuta fuori l'idea di trasformare in filastrocche gli articoli della Costituzione. Prima di dare la parola a Tania, io vorrei cominciare subito a assaporare il gusto della riscrittura, senza entrare nel primo articolo, ma partendo da una premessa, una prima filastrocca, e noi oggi leggeremo queste filastrocche, le leggeremo tutte, ma non le faremo leggere solo ai bambini, perché la Costituzione è di tutti, quindi vedrete che ci saranno lettori un po' di tutte le età. Il primo credo che sia Giampaolo, eccolo qua, che non è propriamente, diciamo, un bambino dentro. Ecco qua, allora, la premessa, quella che viene prima dell'inizio, prego. Dopo la dittatura, la guerra, le macerie, le bombe, la paura, la fame e la miseria, c'è da ricostruire le case di cortili, c'è da ristabilire norme e regole civili. Così persone buone, di grande volontà, con la Costituzione gridano pace e libertà. Ecco, così si entra proprio subito nello spirito della Costituzione. Allora Tania, tu e immagino tante altre persone, che cosa hai imparato rileggendo la Costituzione scritta dai bambini? Guarda Massimo, allora prima di tutto sì, è un piacere grandissimo essere qui, è un onore a poter parlare in un luogo così importante che amo così tanto, di un'altra cosa che amo così tanto, perché mi sembra che in fondo siamo qui a condividere passioni stasera, per cui questo che è la Costituzione italiana. E devo dirti che benché io la studio da circa 25 anni, possiamo dire ormai, e così la studiano tanti costituzionalisti italiani, anche più autorevoli di me. Però io credo che alla fine ci siamo un po' persi, e non so se è l'impressione anche di chi qui tra voi la Costituzione italiana per varie ragioni la pratica, la legge, si trova a difenderla a volte, perché questo è capitato purtroppo di doversi trovare a difenderla. Ecco, a volte secondo me si rischia di soffermarci troppo sul suo carattere, come dire, di norma giuridica, di legge, e di dire ma non è stata attuata, è bellissima, ci sono questi principi stupendi, però purtroppo poi guardiamoci intorno, guardiamo com'è la realtà, ancora dopo tanti anni non è pienamente attiva nelle nostre vite. Ecco, io credo che quello che i bambini almeno a me hanno detto, però poi questa è una verifica adesso da fare che sottopongo un po' a tutti, è che forse bisogna anche smettere di guardarla solo sotto questo punto di vista, come una legge da attuare attraverso i giudici, attraverso il Parlamento, e invece guardarla come un elemento della nostra identità e un elemento che guida la nostra vita collettiva ma anche individuale. Cioè come in fondo il cambiamento, l'attuazione debba partire da noi, ma da noi, cioè da ciascuno di noi, anche nel suo piccolo, nella sua piccola zolla, custodirla e coltivarla secondo quello che questi principi ci possono mostrare, e ce lo mostrano ancora meglio secondo me con le parole, con la freschezza, con queste voci che emergono dai bambini, forse ci aiutano a
fare una mediazione tra il testo, che sì, di per sé bellissimo, Benigni, l'avete visto, spero, se non l'avete visto cercatelo su internet, cioè ce l'ha mostrato quanto sia bello questo linguaggio, quanta bellezza ci sia, però poi a volte rischia o di scivolare nel giuridico o di rimanere in retorico. Invece ecco, mi sembra che i bambini ci aiutino a vedere come questo possa incidere anche sulla nostra vita individuale, senza solo lamentarsi. Certo, quel fronte c'è, che la Costituzione deve essere attuata, che il lavoro è un diritto, eccetera, eccetera, lo vedremo. Però ecco, tutto questo, ripeto, ci aiuta a farla parlare, a farla risuonare anche nel quotidiano, nel piccolo, in fondo, delle nostre vite. Questo è quello che mi hanno detto e spero che poi lo possiamo condividere. Forse c'è persino di più, io ho visto questo almeno. Vediamo, intanto cominciamo. Allora, io vengo giù ma non vi farò esami, non farò domande chiedendovi non so cosa c'è scritto nell'articolo 6, 8. È un po' come quando si chiede di cantare l'inno nazionale, no? C'è sempre un po' di preoccupazione, di titubanza. Questo è l'articolo 1, ve lo mostro. Però adesso noi lo rileggiamo. Allora, chi è che di voi mi doveva venire a leggere l'articolo 1? Lasciato qua l'appunto. Bianca. Bianca. Dov'è Bianca? Eccola qua. Sei pronta? E allora, questo è quello ufficiale e questo è quello che hanno scritto i bambini. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, nei campi, a scuola o in fabbrica, ma svolto con decoro. L'Italia è una nazione, una democrazia, comanda le persone e anch'io dico la mia. Guardate che bellezza, io penso che questo, l'Italia è una nazione, una democrazia, comanda le persone e anch'io dico la mia, scusate ma questo merita un applauso, perché è una sintesi meravigliosa. Allora, Carlo, entriamo un po' appunto, come fanno a nascere questi otto versi, come nascevano nel lavoro quotidiano in classe? Sì, leggevamo l'articolo, poi vabbè c'era una spiegazione dell'insegnante, come avviene di solito in classe, e poi si lasciava spazio a una produzione libera, e quindi pensieri, disegni anche, piccole prove di rime, quindi piccole poesie, solitamente cercavamo di isolare le parole importanti, quindi appunto democrazia e le altre che compaiono, repubblica, e facevamo una lista di parole che facessero rima con queste parole importanti. E poi iniziava l'elaborazione collettiva. Io ho messo mano, ho limato, ho fatto sì che i versi ci stessero dentro e poi avveniva una sorta di rito collettivo alla fine, e cioè provavamo se la poesia rispondeva al ritmo giusto e alla fine alla fine di questa prova che facevamo, che era una sorta di rito tribale, ecco, battevamo il tempo. Quindi le cantavano i bambini. In pratica le cantavano, non per niente, e il titolo originario del lavoro era Lo Stato Cantato. E una volta che superava la prova, le mettevamo un timbro alla filastrocca, e con questo timbro che battevamo in modo perentorio sulla pagina di quaderno, ratificavamo. Ecco, questa filastrocca, sì, ci piace, è la nostra, e il pugno diceva che eravamo soddisfatti. Tania, nei giorni scorsi quando parlavamo un po' di questa giornata, tu mi hai segnalato una cosa che ritengo molto importante. Sottolineavo prima quella frase, la democrazia, sulla democrazia, no? Che conta anche il mio voto, ma non è questa l'unica cosa importante di questo articolo 1, cioè la democrazia non è importante soltanto perché tutti possono decidere. L'articolo 1, lo dice il numero stesso, è l'articolo 1, quindi è l'articolo in cui poi c'è una sintesi dei valori che troviamo anche negli altri principi, dei valori che guidano questa carta, che guidano questo documento. E mi sembra sia proprio questo che tu dicevi, cioè, e che dice anche la filastrocca, l'Italia è una nazione, una democrazia. Cosa vuol dire essere una democrazia? Questo ci porta proprio alle origini della nostra Costituzione, al momento storico in cui è stata approvata
trovata. Io credo che questo momento, cioè, non ce lo dobbiamo, non ce lo possiamo dimenticare. È uno di quei momenti in cui, io non lo so, poi viviamo avvolti nel mistero, e quindi che cosa è accaduto, come è stato possibile che dei politici eletti, l'Assemblea Costituente, dei giovani, perché erano tutti giovani, che uscivano da quella congerie, da quell'esperienza, dalla distruzione della persona umana che era venuta nella Seconda Guerra Mondiale, come hanno fatto? Cosa ha parlato, ecco, chi c'è stato, quali forze hanno agito un'assemblea costituente. Però ecco, io credo che sia davvero un momento, non solo io naturalmente, sia un momento unico e irripetibile, che ci dice qui proprio che cos'è la democrazia. Cioè, la democrazia è una forma di governo dove la sovranità appartiene al popolo, quindi ce l'hanno detto i ragazzi, comanda alle persone, anch'io dico la mia, libere elezioni in cui tutti contano uguale, in cui tutti possono partecipare, però c'è anche un limite a questo popolo che decide a maggioranza, e qui era il secondo comma. Ora, queste sarebbero cose più tecniche, io cerco di limitarmi e di non diventare troppo professorale, come dire, il rischio c'è. E la sovranità deve essere anche dal popolo, anche dalle maggioranze, esercitata nei limiti della Costituzione. Cioè, anche chi vince le elezioni però non è libero, perché ha la maggioranza, di fare tutto, ma questi principi che noi oggi stiamo commentando, e anche gli altri articoli della Costituzione, sono un limite alle maggioranze, devono essere rispettati. E perché questo? Perché anche le maggioranze possono sbagliare, anzi spesso le maggioranze rischiano proprio di sopraffare le minoranze. La vera prova della democrazia è la tutela delle minoranze. E quindi questa idea di democrazia è quella che noi diciamo democrazia costituzionale. In fondo, se vi ricordate, e questa non ce lo insegna solo il Vangelo, anche un giurista famoso, Hans Kelsen, in fondo, quando al popolo si chiede chi volete che vi liberi, Gesù o Barabba, e il popolo dice Barabba. Quindi questo articolo è davvero al cuore della nostra Costituzione, perché ci dice che anche le maggioranze possono sbagliare, e che in fondo la vera riprova della democrazia è la tutela, la garanzia degli umili, dei più deboli, dei più fragili. Questo c'è scritto nella nostra Costituzione, perché i nostri costituenti in quel momento, ecco, furono illuminati, c'è poco da dire. Bene, allora ci soffermeremo di più sui primi articoli, sono i più importanti, i più fondanti. Il secondo in particolare lo vogliamo far commentare, è stato già evocato prima, un personaggio speciale che ci ha fatto venire voglia negli ultimi mesi di rileggere davvero a fondo la nostra Costituzione. Io vi leggo questo articolo che voi andate al manicomio della bellezza, sentite che roba, articolo 2, dopo vi racconto due o tre storie. La Repubblica riconosce, sentite i verbi, e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Io gli farei un applauso, perché qui si poteva aggiungere, guardate, quest'articolo si poteva raggiungere il naufragarmi è dolce in questo mare, andava bene. Sentite un po', lui ce l'ho stato, ora vi mando al manicomio, perché erano pazzi questi, dei pazzi. Sentite che hanno fatto. Dice che lo Stato richiede l'adempimento, lo richiede, dei doveri di solidarietà, cioè aiutare chi sta un po' peggio di te. La solidarietà sociale, uno non ha lavoro, non ha salute, non ha bisogno. Perché possiamo star male noi, bisogna aiutarci. Li richiede, dice, io te li riconosco, però hanno messo il dovere di aiutare chi sta peggio, perché possono avere anche loro la loro fetta di felicità. Hanno cercato di produrre la meno infelicità possibile con questi articoli. Allora sentite, cosa hanno fatto? La libertà e l'uguaglianza si possono capire giuridicamente e politicamente, ma la solidarietà è un sentimento. Io non posso mettere per legge vi dovete volere bene, legge. Oh, loro l'hanno fatto, hanno fatto diventare legge un sentimento, è una cosa impressionante. Cioè, non esprime
non c'è mai, emana sempre un'azione giuridica la legge, non è che proclama un'etica, no. Loro hanno fatto diventare un sogno legge. Vi dovete aiutare, e c'è i doveri di solidarietà, e dice che richiede l'adempimento a ognuno di noi. Noi dobbiamo aiutarci, se ne fa carico, fa un passo di una portata enorme, come se al Cide, ma che scriviamo, che bisogna innamorarsi per forza? Dice vai, io, dice va, scrivi, vai, ha provato a scriverlo, è andata. Ora noi, qualcuno ci potrebbe fare la multa se noi non aiutiamo chi sta peggio di noi. Se volesse ce la potrebbe, guardate una bellezza, quando entrerà in vigore questa Costituzione sarà un mondo meraviglioso, una cosa straordinaria, guardate, ti dico... Vi ha dato una bella mano a voi costituzionalisti, Benigni, eh? Ma anche costituzionalisti a lui, perché Benigni in questa trasmissione ha ripreso, col modo che solo lui ovviamente poi ha, quello che è il patrimonio del costituzionalismo italiano, che spesso ignoriamo e che invece, ecco, è ricco, del quale dobbiamo essere davvero orgogliosi, secondo me, e fieri. Grazie. Allora io vorrei che Carlo, se non sbaglio, mi leggesse come bambini hanno raccontato l'articolo 2, quello che leggete qui della Costituzione. Noi siamo solo bambini, eppure per la legge siamo già dei cittadini e lo Stato ci protegge. Infatti ci assicura la scuola e l'istruzione, agli ammalati cure, ai grandi occupazione. Però ci chiede impegno e solidarietà per essere sostegno alla nostra società. E questi sono bambini di 10 anni. Grazie. Allora, in questo articolo si parla di diritti e doveri, cioè di cosa si può fare e di cosa non si può fare. Insomma, per un bambino questo è un tema scottante, perché è una domanda che quotidianamente rivolge ai propri genitori: posso o non posso? In questo filmato ci vediamo un po' come loro hanno affrontato il tema. Può dire che questo bimbo ha fatto outing sulla scuola, eh? Bene, se volete aggiungere qualcosa su questo, altrimenti passiamo all'articolo 3. Chi mi legge l'articolo 3 è Maria. Marta, scusa. Tu parli l'italiano, lei sa solo il dialetto. Io sono musulmano, lui un cattolico perfetto. Voi siete benestanti, io vivo in povertà, ma abbiamo tutti quanti la stessa dignità. Io sono un uomo anziano, lui ha la pelle nera. Tu abiti a Milano, noi vicino alla frontiera. Io non ho mai studiato, tu scrivi sui giornali. La legge dello Stato però ci vede uguali. Dottoressa, come questa interpretazione adeguata? Sì, questi articoli 2 e 3 mi sembra che anche le filastrocche vanno lette insieme, così come due articoli vanno letti insieme. Sono, non so appunto se ne siamo consapevoli, i bambini mi sono sembrati molto consapevoli, il cuore del nostro vivere insieme.
il cuore del nostro vivere insieme, perché ci dicono che al centro di tutto c'è la dignità della persona umana, che al centro, ecco, abbiamo tutti quanti la stessa dignità, hanno detto i bambini. Cioè ci sono differenze che in certi casi non vanno rimosse, in certi casi vanno persino tutelate, voglio dire, siamo ciascuno il prodotto di esperienze che non devono certo essere annientate e livellate. Nello stesso tempo però abbiamo tutti la stessa dignità e quindi non devono esserci, sulla base di questi elementi, discriminazioni. E l'articolo 2 ci diceva appunto che al centro del nostro vivere insieme non c'è solo l'individuo isolato, ma quindi l'individuo con la sua dignità inserito in una rete di relazioni da cui scaturiscono quei doveri di cui parlava la filastrocca, ci chiede impegno e solidarietà per essere sostegno alla nostra società. Quindi al centro del nostro vivere insieme c'è il valore della dignità della persona umana e del rispetto degli altri. Cioè io credo che quello che ci mettono in luce queste filastrocche sia proprio quello di meglio, che quanto di meglio il costituzionalismo italiano, questa esperienza di allora, i padri costituenti, ma in fondo se ci pensiamo bene, in parte anche del nostro oggi e dei nostri decenni di vita repubblicana sotto questa Costituzione, cioè io non butterei via tutto, ma quello di migliore che ha da dare questa Costituzione, perché appunto ci dice, lo diceva Benigni, la felicità. I costituenti volevano produrre il minor grado di infelicità possibile, il maggior grado di felicità, ma che felicità? Una felicità che non è semplicemente individuale, cioè diritto alla ricerca della propria massima felicità, dimenticandosi del contesto in cui siamo, dimenticandosi degli altri, ma una felicità che deriva dalle relazioni. Cioè, secondo me questa idea che c'è al centro l'uomo in relazione e che quindi il suo diritto alla felicità non è, lo diremmo in inglese, non è un diritto come la Costituzione americana dice, questo diritto alla ricerca della happiness, della felicità, non è quella la felicità che abbiamo noi nella nostra Costituzione, ma è, potremmo dire, quella che oggi chiamano well-being, cioè essere in armonia con gli altri e mettere anche il bene degli altri al centro delle proprie scelte e della propria vita. A me sembra, ecco, che questo sia proprio il cuore della Costituzione e delle nostre filastrocche. Poi tutto il resto viene di conseguenza. Vedremo gli articoli bellissimi, vedremo la pace, vedremo lo straniero, vedremo le minoranze. Sì, però tutto illuminato da questi articoli. Questo davvero è qualcosa di intangibile e di... ce lo dobbiamo ricordare, perché a volte ci sembra ovvio, scontato, ma l'hanno scritto nel 46-47. Tutti i documenti internazionali che poi sanciscono qualcosa di simile, penso per esempio alla Carta delle Nazioni Unite, vengono dopo. Quindi i costituenti italiani, ecco, erano avanti, come ci diceva Benigni prima, che cosa è fatto Alcide, cosa è scritto Aldo, erano avanti, ecco, erano, e noi siamo qua, i loro eredi, abbiamo anche questo testimone in fondo, che l'abbiamo ricevuto e lo dobbiamo portare, Carlo, diritti, dignità, uguaglianza, chiaramente i bambini non è che mentre parlavate di queste cose pensavano all'Italia, pensavano magari anche all'Italia, ma soprattutto alla loro classe, ai loro rapporti interpersonali. Sì, pensavano alle loro piccole beghe, perché che i doveri in qualche modo siano legati alle regole, e loro conoscono bene le regole, perché quando si chiede loro di spiegare una regola, sanno dirla bene e nessuno dice questa regola c'è perché se no il maestro si arrabbia, la maestra si arrabbia, sanno bene che quelle regole servono perché insieme si possa vivere bene, si possa star bene. E
E quindi quello che fan fatica invece a capire è la relazione che c'è tra i diritti e i doveri. Banalmente un bambino mi ha chiesto, andando un po' in giro, ma non potrebbero esserci soltanto diritti? Perché abbiamo anche i doveri? E allora, non so, sono domande queste che è rischioso aggredirle con delle risposte preconfezionate. Si fa un percorso di consapevolezza e allora poi si arriva a capire che forse il rispetto dei doveri garantisce a ciascuno di noi di poter beneficiare dei diritti di cui godiamo. E l'uguaglianza, quanti luoghi comuni ci sono tra i bambini? Uguaglianza vuol dire che siano tutti uguali. Ma no, le differenze sono sotto gli occhi di tutti, tanto per iniziare io sono adulto e voi siete bambini, ci sono i maschi e le femmine, i biondi, i pronti, quelli che leggono in maniera svelta, quelli che giocano bene a palla, quindi un mare di differenze. Ah, ho capito, allora uguaglianza vuol dire che dobbiamo essere trattati tutti allo stesso modo. Beh, neanche questo è vero. Poi piano piano si arriva a capire che l'uguaglianza è capire che tutti siamo importanti, far sì che tutti riusciamo ad arrivare. La mia collega Maria Teresa Camera, la Tere, una mia amica, dice: uguaglianza è un po' questo, ecco, se c'è da scalare una montagna, da fare un'escursione e uno parte con la tuta e le scarpette all'ultima moda, possiamo pensare che arriverà alla vetta senza troppa difficoltà. Il bambino che sale scalzo e con la schiena carica di pietre, probabilmente quando arriverà alla prima piazzola di ristoro ha fatto tutto quello che poteva fare. E allora l'uguaglianza qual è? È capire che il 10 non è l'esecuzione perfetta di un lavoro, ma il 10 è il punto di arrivo di ciascun bambino che ha fatto un percorso e ci ha messo tutto se stesso per arrivare. Grazie. Allora, l'articolo 4, Letizia se non sbaglio. Ecco qua. Eccolo qua l'articolo 4, sì. È meglio lo spazzino oppure l'insegnante? Tra il medico e il postino, chi dei due è più importante? Chi fa il proprio dovere con arte, con passione, qualunque sia il mestiere, lavoro o professione, concorrerà al progresso della nostra società, perché sia bella adesso e nel tempo che verrà. Bene, su questo che mi dice qualcosa? Ma io vorrei raccontare la storia di questo spazzino. Lo spazzino era entrato un po' nell'immaginario della nostra classe, arriva da una, chi insegna alla scuola elementare lo sa, cioè abbiamo dei libri di lettura vecchi, non organizzati per tipologie testuali ma per temi, e quindi letture sulla pace, letture su impegnate, letture. Beh, c'era una lettura che proponeva un brano di Martin Luther King, e che diceva così: un uomo chiamato a fare lo spazzino dovrebbe spazzare le strade così come Beethoven componeva la musica, magari lo conoscete questo brano, come Michelangelo dipingeva, come Shakespeare scriveva poesie. Ecco, quindi dovrebbe spazzare le strade così bene in modo che chi passa si possa fermare ammirato a dire: ma questo spazzino faceva veramente bene il proprio lavoro. Ecco, io da piccolo non sapevo proprio chi fosse Martin Luther King, ma vedevo lo zio Vittorio, che manovrava questi attrezzi grandi, anche un po' minacciosi, e poi scompariva sotto il camion, era camionista, sotto a questo veicolo gigantesco come Pinocchio scompare nella pancia della balena. E vedendo lui provavo l'orgoglio e la fierezza, ecco, di essere suo nipote, e appunto mi piaceva vederlo lavorare, mi piaceva vederlo sudare.
e nelle goccioline di sudore che sgorgavano dalla tempia, percorrevano le guance, approdavano al mento, mi verrebbe da dire, per poi abbeverare il suolo, io riconoscevo la dignità del lavoro. Certo, è una riflessione da adulto, però sentivo questo orgoglio, questa fierezza di cui parlavo prima, e credo che i miei alunni riconoscano la dignità del lavoro nella mia biro verde o negli occhiali che la maestra Teresa porta in punta di naso. E altri bambini riconoscono la dignità del lavoro in gesti che vedono fare ai loro genitori, a persone care. La mamma che pettina e che dà una sinuosità nel polso in modo che le ciocche prendano volume, il cacciavite manovrato con sicurezza per cui, dal papà meccanico, per cui pezzi sparpagliati danno vita a quello che era l'oggetto da ricomporre. Per cui, ecco, visti con gli occhi dei bambini, tutti i lavori hanno pari dignità e mi sembra una cosa bellissima. E ha ragione quando Alessandro, uno di quelli che ha lavorato, scrive, quando sono stati chiamati a dire che lavoro avrebbero voluto fare da grandi: da grande voglio fare il mungitore di mucche, perché? Beh, qualcuno dovrà pur mungerle. Mi viene da pensare, Tania, sentendo Carlo, la Costituzione, come dire, si realizza, si sostanzia anche grazie a questa testimonianza. Sì, è fantastico, cioè veramente le goccioline di sudore che colano dall'articolo 4, cioè, ragazzi, cioè tanta roba. È fantastico, perché noi siamo abituati a dire, a ripetere, ecco, io qui lo potrei ripetere, ve lo risparmio, cioè adesso, però dall'articolo 1, Repubblica fondata sul lavoro, poi l'articolo 4, questa centralità del lavoro che in fondo sta a dire che c'è una discontinuità con il precedente ordinamento in cui c'era la proprietà al centro della vita comune, lo Stato liberale borghese, invece qui la Repubblica creata soprattutto attraverso anche le lotte dei lavoratori, la lotta di liberazione, quindi la dignità del lavoro, bellissimo, è tutto vero, lo dico, lo continuerò anche a dire, voglio fuori da qui, ecco. Però questo vive di carne, di sudore, di passione, di concretezza, di quotidianità anche, di piccolezza, quindi non aggiungo niente, ecco, il costituzionalista è spiazzato, ascolta, contento. Allora, ora ci leggiamo i prossimi due articoli, Antonella e Anna, se non sbaglio. Cominciamo con l'articolo 5, che è quello sulle autonomie locali. L'Italia è uno stivale con le isole d'intorno. Un luogo all'altro è uguale, come la notte al giorno. Ma se lo Stato è uno, facciamo le porzioni. Allora ecco i comuni, le province e le regioni. Autonomie locali per far ben funzionare gli uffici e gli ospedali, dalle montagne al mare, per mantenere in ordine le strade ed i giardini e offrire servizi validi a tutti i cittadini. Di una chiarezza istituzionale perfetta, ci raccontano come è organizzato il nostro paese. Mi pare che tu, Carlo, volevi osservare qualcosa su questo disegno. Sì, mi piace molto questa illustrazione fatta da Desideria Guicciardini, che è l'illustratrice del libro. Se i bambini avessero avuto l'opportunità di vederla prima, questa immagine, credo che avrebbero capito bene il significato dell'Italia, che l'Italia è una indivisibile, perché il tronco, le mani non coprono il tronco, le mani formano questo tronco. E mi piace pensare che queste mani poi si prendono cura al tempo stesso del tronco, in modo che la pianta Italia non soffra. Bene, siamo all'articolo 6, quello sulle minoranze, vediamo come l'hanno riscritto, ripensato i bambini. A dirlo in italiano io quasi non riesco, perché sopra Bolzano è più facile il tedesco.
Nei luoghi e nelle zone vicino alle frontiere, infatti, le persone usano lingue anche straniere. Sono gruppi di abitanti chiamati minoranze, eppure a tutti quanti lo Stato dà importanza. Ecco, su questo tema, grazie, su questo tema delle minoranze, dei vari dialetti, i bambini hanno discusso e si sono, come dire, confrontati anche visivamente, e noi vi mostriamo come. Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Siamo all'articolo 7 e all'articolo 8 che riguardano, questione importante visto che siamo in una chiesa, il rapporto tra lo Stato e le confessioni. Chiamo Giovanni e poi Suor Agnese per leggerci questi articoli. Suor Agnese, Giovanni, eccolo qua. Questo è l'articolo 7, insomma quello sui famosi patti lateranensi. Nel cuore dell'Italia accade un fatto strano. A Roma capitale c'è Città del Vaticano. Ma il Papa non fa leggi, è solo un buon pastore che si occupa del gregge dei fedeli del Signore. Per precisare il fatto, allora Chiesa e Stato ha stipulato un patto che si chiama Concordato. Io così chiaro non l'avevo mai saputo, non l'avrei saputo spiegare. Grazie. E ora siamo, Suor Agnese, invece all'articolo 8 che riguarda il rapporto che ci deve essere dentro il nostro Stato con le varie confessioni religiose. Io credo in Gesù Cristo, tu invece preghi Allah. Lei dice, son buddista, e lui non crede all'aldilà. Qualsiasi religione è consentita e vale, purché alle persone non rechi danno o male, perché nel nostro Stato c'è libertà di culto, ma non sono tollerati né l'offesa né l'insulto. Grazie. Tania, questa parola che si sente tanto nominare, tolleranza, rispetto delle religioni, soprattutto la parola laicità, che cosa vogliono dire proprio al cuore questi due articoli? Io credo che le filastrocche ci hanno mostrato una cosa che va nella direzione poi di rispondere alla tua domanda, ed è che nel testo degli articoli della Costituzione ci sono scritte alcune parole, però i principi che si ricavano poi dalla lettura di quelle parole sono qualcosa che spesso va oltre il testo stesso, va oltre la lettera, e dalla attualizzazione, dalla interpretazione, diremmo, come hanno fatto i bambini, in fondo, ecco, cosa hanno fatto i bambini? I bambini hanno interpretato quel testo, quelle parole a loro modo, con i loro strumenti, decodificandole con la loro sensibilità. Ecco, quindi ci mostrano le filastrocche e la tecnica di interpretazione che hanno seguito i bambini, come bisogna andare, come si può e si deve andare oltre la lettera di questi articoli. Questi articoli sono bellissimi, dicono tante cose, ma col passare del tempo, le esperienze, i contesti nuovi, forse ne possono dire anche di più, continuano a parlare. In fondo è un'esperienza non diversa da quella che spesso si fa con la scrittura,
che ci parla sempre anche a ciascuno di noi in modo diverso nei diversi momenti della nostra vita. Forse ecco, c'è qualcosa di simile tra la lettura delle Costituzioni e quella della parola. Con la P maiuscola. Quindi qui in questi due articoli, se avete visto il testo che è scorso rapidamente sullo schermo, appunto non c'è la parola laicità, non c'è nemmeno la libertà di culto, e le abbiamo, sono state ricavate in via interpretativa dalla Corte Costituzionale, che è, come diceva uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei, la viva voce della Costituzione. L'interprete che più di tutti, poi gli interpreti sono i bambini anche, non ce lo dimentichiamo, però la Corte Costituzionale per la sua saggezza, la sua autorevolezza, ecco, è un interprete che guida anche gli altri spesso e quindi ricava poi nel trascorrere del tempo e nella diversità dei contesti questi principi. E il principio di laicità viene proprio, è stato ricavato da questi due articoli. Cosa vuol dire la laicità all'italiana, spesso la dottrina dice? Vuol dire che lo Stato non è indifferente al fenomeno religioso. Questo è il primo punto. E i bambini ce l'hanno mostrato, mi sembra, abbondantemente. Quindi lo Stato non è indifferente al fenomeno religioso, non è che non gli importa nulla della vita spirituale dei cittadini, ma lo Stato assicura che tutti possano svolgere la loro vita spirituale in condizioni di libertà e di dignità. Lo Stato considera anche poi, e questo è l'articolo 7, che in Italia c'è una storia, c'è una tradizione e che la religione cattolica non ha in Italia, non lo può avere sulla base della Costituzione esattamente lo stesso identico trattamento delle altre religioni, perché appunto c'è una tradizione che fa parte della nostra stessa identità. Quindi si dice c'è la laicità all'italiana che è molto diversa da quella alla francese, per cui appunto lo Stato si disinteressa di questa sfera, vuol dire equivicinanza dello Stato alle religioni, non equidistanza, ma equivicinanza, quindi è vicino a tutte le religioni con, e questo ecco è innegabile anche se spesso al centro di qualche discussione c'è l'articolo 7 e c'è da tenere presente il ruolo che la Chiesa Cattolica e la religione cattolica hanno nel nostro paese. Bene, allora siamo all'articolo 9, quello sul paesaggio. Cecilia, se non sbaglio, sì, eccoci qua. L'Italia ha un gran tesoro, un fiore sull'occhiello. Non sono i soldi o l'oro, neppure un bel gioiello. Son beni di cultura ed opere d'artisti, paesaggi di natura ammirati dai turisti. Così come un gran bene si cura con affetto, lo Stato li mantiene e li tratta con rispetto. Inoltre dà valore a ricerca e conoscenza, per essere migliore progredisce nella scienza. E questo è l'articolo 9, grazie Cecilia, che facciamo ancora una volta commentare al nostro grande Benigni. Guardate che hanno fatto. Questo, il paesaggio, la tutela del paesaggio a cui è stato aggiunto ambiente. Il paesaggio italiano non è un paesaggio qualsiasi, mettiamocelo nella testa, è il paesaggio italiano, è proprio un marchio, non è uguale a paesaggio francese o spagnolo, no, no. Guardate che è una cosa impressionante, il paesaggio italiano sta negli occhi, nella mente, nella memoria e nell'anima di tutto il mondo, nelle più grandi opere di romanzi e di pittura esiste come marchio il paesaggio italiano, è il nostro paesaggio. Allora, quando si tratta male il paesaggio è una cosa tremenda, una volta c'erano i campi di sterminio, no? Ora c'è lo sterminio dei campi. Ma è la stessa violenza, quella della guerra. Distruggiamo quello che loro ci hanno tutelato, lo stiamo distruggendo. Noi viviamo a spese delle generazioni future, noi viviamo a spese dei nostri figli, gli stiamo distruggendo tutto. Ma perché?
e loro ce lo stavano tutelando. Questo, li consumiamo tutto noi, dobbiamo renderci conto che noi è proprio il respiro della nostra anima. Un bel paesaggio, una volta distrutto, non ritorna mai più, non ritorna, dobbiamo tutelarlo. Tutelarlo, noi veniamo da lì, artistico e storico, è la nostra memoria, nasciamo da lì. E cosa hanno voluto dire? Con queste brevi parole, tutela il paesaggio. Che cosa ci hanno detto i padri costituenti semplicemente? Ci hanno detto: vogliate bene alla vostra mamma, vogliate bene alla vostra mamma. Il paesaggio, l'ambiente, la nostra memoria storica è nostra madre, ci ha fatti. Questa nazione, questa terra è la nostra memoria storica, è le opere d'arte che abbiamo fatte, siamo noi, è la nostra immagine, è nostra madre. Quindi questo articolo ci dice: dovete volere bene alla vostra mamma. Questo, vogliamole bene. Ecco. Carlo. Sì, a noi è piaciuto annoverare tra le opere d'arte del nostro paese anche la Costituzione. Ci è piaciuto pensarla come un'opera d'arte, ne abbiamo cercato dentro la musica, abbiamo provato ad ascoltarne il canto, abbiamo cercato di risvegliare la filastrocca che vi pulsa dentro. La filastrocca, perché la filastrocca è cantare le emozioni, filastrocca è un po' danzare gli eventi della vita, è riuscire a dire con leggerezza ciò che è difficile da dire perché un po' pesante, perché magari doloroso. E invece la Costituzione è viva, noi siamo andati a cercare tra le pieghe di questo testo il ritmo. Se ricordate la filastrocca dell'articolo 1, scoprirete che l'Italia è una repubblica, che sono le prime parole dell'articolo 1, è un settenario, sdrucciolo, ma è un settenario. Democratica la lasciamo perdere un attimo perché la sviluppiamo poi nella seconda strofa, fondata sul lavoro è un altro settenario e non abbiamo avuto dubbi, il ritmo al nostro lavoro ce l'ha suggerito la Costituzione stessa, per cui tutte le filastrocche sono composte da strofe di settenari, con qualche ottonario a fine strofa, come se il tema della Costituzione fosse troppo alto da non poter essere contenuto dentro a versi troppo stretti. A fine strofa ce ne vuole uno un pochino più lungo, un verso bisestile. Ecco, quindi la Costituzione l'abbiamo vista come un rap strepitoso e travolgente. Questo rap diventa multilingue perché ora siamo all'articolo 10, che è quello che si occupa degli stranieri. Agnese, eccola qua. Lo puoi leggere, non c'è bisogno che lo canti come suggeriva il nostro Carlo. Esistono persone che a causa della guerra, nella disperazione, scappano dalla propria terra. Sono uomini stranieri, sono donne, sono neonati, migranti bianchi o neri, i cui diritti sono negati. A questi perseguitati che fuggono dalla morte, ai tanti rifugiati, l'Italia apre le porte. Ecco, io su questo vorrei fare, non abbiamo ancora tantissimo tempo, però una riflessione importante da parte di tutte e due. Cominciando da te, Carlo. Cioè, questi bambini oggi, in tutte le classi italiane, crescono vivendo la dimensione etnica, multirazziale, in una maniera naturale, perché è normalissimo che ci siano bambini di tanti paesi. Ecco, come questi bambini la affrontano e cosa ci insegnano a noi che, noi dico, come paese, come popolo, che mostriamo invece ancora di avere qualche difficoltà? Sì, i bambini vanno a individuare degli aspetti e delle particolarità che a noi sfuggono, perché sono sotto gli occhi di tutti e noi diamo per scontato. E invece nelle loro relazioni superano altri aspetti che invece colpiscono di più un adulto che si pone dei problemi particolari. Mi viene da raccontare un episodio che è accaduto al saggio di musica a scuola. Alice, un concentrato di energia africana,
cerca di indicare alla sua compagna Alessia la cuginetta di seconda che sta cantando e le dice: è lei? A lei chi? Dice Alessia: quella vicina a Marta. Ma lei? No, tra Marta e Davide. Ah! E non capiva. È quella. Cosa ci saremmo aspettati che dicesse? Adesso lo dirà, qual è il suo tratto inconfondibile. Lo dirà. È quella con la tuta rossa. Né Alice né Alessia hanno dato peso al colore della pelle. Per cui la cuginetta di Alice è una bambina come gli altri. Una bambina tra i tanti e una bambina con la tuta rossa. Tania. Ancora una volta, qui bisogna prendere proprio questa lezione, questo spunto che arriva dai bambini, non soltanto dall'esperienza che tu testimoniavi adesso, ma anche proprio dalla filastrocca, perché se avete visto l'articolo 10 scorrere sullo schermo, questo purtroppo è un po' il mio ruolo poi, di riportare dalla filastrocca al testo della Costituzione, è lungo, è complicato, ci sono un sacco di cose, non è così chiaro, non ci porta subito a parlare dell'Italia multietnica, degli stranieri, in modo così immediato come ha fatto invece la filastrocca. Eppure quello che questo articolo, nella lettura che dobbiamo farne come cittadini, come custodi e poi come costituzionalisti, come eventualmente politici, questo dovrebbe essere proprio il cuore di questo articolo. Dovremmo riuscire a trarre da questo nostro tesoro cose nuove, cose antiche, come si dice, e qui ci sono sfide che i costituenti non immaginavano, certo, neppure lontanamente. Pensavano a coloro che erano andati al confino in Francia, pensavano al massimo erano questi i movimenti di popolazioni che potevano immaginare. Invece ecco, ci siamo trovati in un'Italia molto, da questo punto di vista, molto molto diversa da quella che loro avevano e anche che potevano immaginare. Eppure in questo bagaglio, in questo patrimonio che ci hanno lasciato c'è anche questo, c'è anche appunto questo invito che hanno colto poi i bambini all'accoglienza, all'apertura, che è sì nell'articolo 10 ma poi si ricollega ai famosi articoli 2 e 3, cioè persona umana, ma chi è la persona umana? È il cittadino italiano, figlio di cittadini italiani, bianco, cattolico, questo è colui che è tutelato dalla nostra Costituzione? Oppure non è chiunque si trova a vivere su questo territorio, che in fondo non è di proprietà di nessuno, che in fondo, come ci diceva l'articolo 9 sul paesaggio prima, non appartiene nemmeno a noi, ci è stato dato momentaneamente, lo dobbiamo custodire e coltivare e poi passare alle generazioni future, possibilmente, lo diceva Benigni, senza sottrarre loro tutto lo spazio, tutte le risorse, tutti i diritti. Quindi ecco, l'idea che alla fine niente ci appartiene, né come generazione, né come italiani di origine etnica, ma che siamo chiamati a custodire e coltivare questo con tutti coloro che si trovano insieme in un certo momento, pensando anche al futuro. Cioè, questo è scritto in questo testo, ma bisogna avere occhi per saperlo leggere, non è proprio così immediato per tutti, occhi e forse quelli del cuore anche. Certo, certo. Grazie Tania, adesso ti rinterpellerò subito perché qui siamo a uno degli articoli che forse conosciamo, abbiamo sentito citare più volte, quello sull'Italia che ripudia la guerra, e Paolo che saluto e ringrazio ancora di più, perché prima parlavo di questa giornata come frutto del passaparola e grazie a Paolo di Livorno siamo riusciti a sapere di questo libro e quindi questa giornata esiste anche per merito tuo. Articolo 11. Per vincere contrasti, risolvere questioni, per riparare guasti tra popoli e nazioni, il nostro Stato vuole al posto dei fucili usare le parole, strumenti più civili. La guerra infatti è orrenda e porta distruzione, è un demone tremendo che uccide le persone.
Per ogni incomprensione c'è un'arma assai efficace. La giusta soluzione è il dialogo di pace. Grazie. Tania, giusto un pensiero per non lasciare il sospetto, proprio un pensiero, poi andiamo all'ultimo articolo e poi alle conclusioni. L'Italia ripudia la guerra, forse è la frase più famosa di questa, della nostra Costituzione, e non dobbiamo mai, neppure nel mondo globale attuale, dimenticarne l'importanza, l'essenzialità. Forse spesso oggi la guerra ci sembra un fenomeno lontano, forse spesso questo articolo oggi lo leggiamo soprattutto in altre parti, la rinuncia alla sovranità, l'appartenenza all'Unione Europea, le conseguenze che questo genera, lo spread. Però ecco, forse non ci dobbiamo dimenticare mai che tutto questo, la proiezione dell'Italia nel mondo, anche questi aspetti che sembrano tanto lontani apparentemente, ripeto, come l'Unione Europea sembra così lontano dall'idea che poi l'Italia ripudia la guerra, che c'entra con l'appartenenza all'Unione Europea, che pure si fonda su questo articolo. Ecco, ci dobbiamo ricordare che alla base c'è questo principio, anche dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, della rinuncia alla sovranità, della rincorsa all'equilibrio di bilancio. Ok, tutto questo va bene, ma nella misura in cui ci porta verso questo valore, non è una cessione anche di sovranità, una rinuncia in bianco. Quindi sempre al centro l'Italia ripudia la guerra. Poi ricordiamo che questo articolo, queste parole furono scritte, ho trovato proprio su internet questa formulazione dell'articolo con le prime parole in rosso, furono scritte proprio con il sangue vivo della guerra che era appena dietro le spalle, quindi sicuramente era un articolo forse più sentito di molti altri. E io arriverei subito al 12° articolo, che è Grazia, che ci legge l'articolo che riguarda la nostra bandiera. I verdi sono i prati che vesto alla pianura, tappeti profumati, fanno bella la natura. Il bianco è fresca neve, sui monti appesi in cielo, mantello puro e lievile fa spettacoli di gelo. Il rosso intenso e forte è il sangue degli eroi che in guerra sono morti per far liberi anche noi. E questa è la bandiera, il nostro tricolore, che sventola nell'aria e fa palpitare il cuore. Grazie. Naturalmente il nostro maestro ha investito molto sul valore dei colori, su come potevano stare insieme, quindi far entrare questo simbolismo del bianco, rosso e verde nel loro cuore. Vediamo come hanno lavorato i bambini. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Insomma, credo che abbiamo avuto la riprova dei palloncini colorati che vedevamo all'inizio. Vi avevamo promesso di parlarvi di questi temi con profondità ma anche con leggerezza. I bambini davvero da questo punto di vista sono straordinari. Ora, se voi siete d'accordo, io cercherei di andare a sintetizzare un po' il cammino che abbiamo fatto attraverso un pensiero finale e raccogliendo una serie di pensieri finali. Primo di questi però ci viene fornito proprio dai bambini, che come avevano fatto una premessa hanno voluto scrivere una conclusione al loro lavoro, e c'è Franco che ci legge questa conclusione. Ai 12 principi ne vengano dietro tanti, articoli difficili, per noi molto importanti.
ci spiegano lo Stato e il suo ordinamento, la Camera, il Senato, componenti il Parlamento, ci parlano di giustizia e di magistratura, ci dicono che il governo dura una legislatura, ma affermano soprattutto che in una società non c'è cosa più brutta che negare la libertà. Grazie. E lasciamo che ci dica qualcosa un altro compagno di viaggio indiretto che ci ha seguito idealmente, che è stato uno degli ispiratori tra l'altro di questa giornata, cioè il nostro Roberto Benigni. Calo bellissimo dell'immaginazione. Ora, io vi ho parlato dei 12 articoli della Costituzione. Questo è il regalo, diciamo, che i padri costituenti ci hanno lasciato, è il regalo che i nostri padri e le nostre madri costituenti hanno fatto a noi, ce l'hanno lasciato a noi in eredità. Ma voglio dire una cosa ai ragazzi, che ciò che si riceve in eredità deve diventare nostro, bisogna conquistarlo per farlo nostro veramente. Le cose regalate non dobbiamo farli nostri, farli attuare, dobbiamo far diventare nostro ciò che è già nostro, allora diventa nostro davvero. Ce l'hanno regalato in eredità e qui dentro ci sono le regole per vivere tutti insieme in pace, lavorando semplicemente. E ora le conclusioni di Carlo. Prima delle tue io però vorrei dire una cosa che io respiro nell'aria, che mi aspettavo e ho avuto la conferma, e cioè che è vero, tante cose nel nostro paese in questo momento vanno male, le istituzioni fanno fatica, la scuola è purtroppo molto peggiorata, e però bisogna parlare di questo, denunciare questo, far sì che le cose migliorino. Però in Italia, in questo momento, nella nostra scuola ci sono anche insegnanti come Carlo, e questo è bene dircelo. Grazie. Grazie. Basta che mi imbarazzo, Mi imbarazzo troppo poi. Ma io volevo dire che la difficoltà più grande in questo percorso di lavoro l'ho trovata nel dover semplificare, nel dover rendere facile una cosa difficile, e cercare di riuscire a farlo senza banalizzare, perché con i bambini, guardate, è facile poi scadere in schematismi generici, in semplificazioni che poi si riducono tutti al trionfo dei buoni sentimenti e festa finita. E quindi l'attenzione sempre a non banalizzare. Studiare la Costituzione è difficile. Per i bambini, per me è stato difficile leggere i principi fondamentali, figuriamoci per i bambini. È un testo un po' severo, autorevole, e i bambini di fronte all'autorevolezza, alla severità, che cosa possono fare se non giocare la carta dell'affettività? A me piace pensare che alla fine tutto questo lavoro sia stato un gesto d'affetto nei confronti della Costituzione. È un po' come se le avessimo fatto una carezza sulla guancia, come se avessimo voluto farle un buffettino, darle un pizzicottino sulla guancia. La Costituzione si è lasciata coccolare, ci ha restituito queste parole importanti: democrazia, lavoro, partecipazione, pace, giustizia, diritti, doveri. E come dicevo prima, è stata a partire proprio da queste parole importanti che abbiamo iniziato il nostro percorso di riscrittura, che io spero di essere riuscito a fare insieme ai miei alunni in modo garbato e rispettoso. In questa avventura che si consuma in un pomeriggio, però davvero ne è valsa la pena, possiamo dirlo, no Tania? Sì. Tania è stata complice, si è volentieri affidata a questo cammino, lei che appunto insegna diritto costituzionale all'università, e quindi è il suo
la sua vita quotidiana, il suo esserci tutti i giorni, e però penso che al di là delle competenze, al di là del valore scientifico del suo lavoro, oggi ci ha mostrato una volta di più quello che poi in fondo mi aveva trasmesso anche indirettamente quando non sapevo che cosa faceva. E questi non sono articoli, questi testi che abbiamo letto contengono un'anima profonda. E se noi andiamo a ripescare quell'anima, forse capiamo meglio anche il loro contenuto, e forse quel contenuto può davvero cambiare la nostra vita. E quindi grazie Tania. Grazie, grazie Massimo, grazie mille. Grazie. Voglio sentire ora. Voglio sentire, credevo fosse finito. No, credo che queste parole, queste filastrocche scritte dai bambini, la prima cosa che trasmettono è gioia e che ci aiutano quindi in un momento in cui forse in tanti in Italia, forse il paese stesso è alla ricerca di una bussola per orientarsi in tempi che sono così difficili, così mutati anche, difficili da decifrare, penso che basta che ci guardiamo intorno a noi. Quindi ci aiutano, ecco, con gioia, perché questo è qualcosa di cui c'è bisogno per trovare una bussola, ci aiutano a trovare una bussola per orientarsi e ci ricordano che questa bussola in fondo non la dobbiamo andare a cercare tanto lontano, ce l'abbiamo tutto quello che ci occorre, che quello forse di cui abbiamo bisogno non è un cambiamento, parliamo spesso di cambiamento di paradigma, di cambiamento di paradigma rispetto alla società capitalistica che ha portato a questo punto, a questa situazione, alla crisi, ma è forse la parola chiave è trasformazione, non tanto cambiamento, trasformazione perché è un ritorno alle nostre radici, cioè ce l'abbiamo quello che occorre, ci vogliono occhi per vederlo. E una volta che l'abbiamo visto, certo, per custodirlo e coltivarlo, fare la nostra parte, però ce l'abbiamo, siamone consapevoli, questo ci dicono con la loro gioia, con la loro leggerezza, col loro sguardo privo di pregiudizi, di pesantezza, aperto al futuro che hanno bambini. Questo ci aiuta a tutti, anche i costituzionalisti, anzi per primi. Grazie davvero a tutti, grazie di questa occasione bellissima e commovente, grazie a Carlo e soprattutto ai bambini e a te Massimo. Noi per concludere Tania avevamo pensato, proprio nello stile anche dell'essere qui a Romena, un pensiero vicino a quello che abbiamo sentito ma che viene da un'anima che noi apprezziamo tanto, quella di Etty Illesum. È una cosa che Tania ha trovato leggendo gli articoli della Costituzione, quindi va a cercarne proprio quella profondità e subito dopo aprendo il nostro cuore al sogno, alla speranza che tutto questo possa piano piano concretizzarsi attraverso la canzone Imagine, che in qualche modo ha dato parole ai nostri sogni. Siamo nel 1943, siamo nel campo di transito di Westerbork in Olanda, dove stanno gli ebrei olandesi che vengono deportati verso Auschwitz. Una di queste è una ragazza, non ha nemmeno 30 anni, si chiama Etty Illesum, ci ha lasciato un diario che secondo me è uno dei vertici della produzione dello spirito umano, dell'essere umano sulla Terra. Leggo un brano di una lettera che lei ha scritto nell'agosto del 1943, fu deportata ad Auschwitz a settembre e lì morì a novembre del 43. Leggo questo brano, lei quindi è nel campo di Westerbork. La miseria che c'è qui è veramente terribile. Eppure alla sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato e allora dal mio cuore si innalza sempre una voce, non ci posso fare niente, è così, è di una forza elementare. E questa voce dice: la vita è una cosa splendida e grande. Più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo. A ogni nuovo crimine o orrore dovremo porre un nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi.
Possiamo soffrire, ma non dobbiamo soccombere. E se sopravviveremo intatti a questo tempo, corpo e anima, ma soprattutto anima, senza amarezza, senza odio, allora avremo anche il diritto di dire la nostra parola a guerra finita. Forse io sono una donna ambiziosa, vorrei dire anch'io una piccola parolina. Grazie.